Allora, io sono convinto che esistano due tipi di debito. Un debito democratico, un debito democratico che trova radici forti in Costituzione, ed è il diritto al debito. Il diritto al debito, la tutela del credito, la possibilità di accedere al credito, di fare debiti per soddisfare diritti fondamentali, per esercitare diritti fondamentali. Questo è un diritto che deve essere esercitato anche dai livelli di governo più vicini ai cittadini, soprattutto dai livelli di governo più vicini ai cittadini, e quindi penso ovviamente alle realtà locali, ai comuni. Purtroppo questa possibilità e capacità di indebitamento legato principalmente, fondamentalmente all'esercizio delle funzioni fondamentali e quindi a soddisfare i diritti dei cittadini e quindi a soddisfare l'erogazione dei servizi sociali, è stato sempre più frustrato e represso, ormai da ultimo, con un patto di stabilità interno, feroce, antidemocratico, che praticamente impedisce una politica economica dei governi locali ed è in contrasto con una serie di principi costituzionali. Avverso, diciamo, a questa impostazione bisogna ovviamente reagire. E l'ultimo documento ANCI, l'ultima riunione ANCI, quella svolta a Napoli, va proprio in questo senso, una forte reazione avverso ad un patto di stabilità che impedisce l'esercizio all'indebitamento che io chiamo appunto democratico. Dall'altra parte, in maniera speculare, c'è invece una sorta di debito, come dire, che potremmo dire antidemocratico, un debito che è stato esercitato attraverso la contaminazione di interessi pubblico-privati. Gli stati l'hanno esercitato, ma con questa contaminazione di interessi, un misto di interessi pubblico-privati, per cui gli stati si sono indebitati negli anni, ma dove questo indebitamento è andato a vantaggio di pochi e a svantaggio invece della collettività, a svantaggio dei cittadini. Questa massa debitoria verso la quale si trova, nei confronti della quale si trovano, diciamo, i cittadini, gli stati, ma in particolare appunto i cittadini, è una massa debitoria che si è formata negli anni, si è formata negli anni attraverso appunto quell'intreccio di cui facevo prima riferimento, e avverso questo bisogna esercitare invece un diritto di resistenza, un diritto di disobbedienza. Bisogna verificare come si è formato, diciamo, questo debito pubblico, perché, a che finalità, per che obiettivi. Ripeto, spesso a vantaggio di pochi, a svantaggio di tanti, bisogna quindi da subito, come dire, esaminare, analizzare, far partire l'audit, diciamo, sul debito pubblico e vedere, diciamo, quali sono quei capitoli di debito che effettivamente sono stati, come dire, posti in essere in maniera legittima e quali invece sono stati posti in essere in maniera illegittima. Questo è qualcosa che deve partire da subito. Io lo chiamo un diritto di resistenza verso un debito appunto autoritario e legittimo, ma potremmo anche chiamarlo una sorta di diritto all'insolvenza.